Benvenuti a una nuova lezione di ginnastica dolce organizzata dall'Università degli Studi di Brescia. Per la seduta di oggi avremo necessità di due sedie e di un tappetino. La prima parte della lezione, come proposto dal professor Bentivoglio del corso di laurea in scienze motorie della nostra università, verrà svolto in piedi. La seconda parte, invece, con l'aiuto del nostro tappetino, ci metteremo a terra. Vi diamo quindi il tempo necessario per recuperare le due sedie e intanto ricordiamo quelle che sono le indicazioni che ci stanno accompagnando per tutte le sedute assieme. Per prima cosa vi ricordiamo di recarvi presso il vostro medico curante per avere un parere in merito alla possibilità di eseguire dei semplici esercizi di ginnastica dolce. Essenziale poi la presenza di un vostro familiare che possa esservi d'aiuto per svolgere nella piena sicurezza tutti gli esercizi che faremo assieme. Esercizi che ricordo devono essere svolti al di sotto della soglia del dolore, quindi qualsiasi movimento verrà proposto potrà essere svolto esclusivamente se non percepiamo dolore. Posizioniamo quindi le due sedie, come ha fatto Cristina, e ci poniamo nel mezzo. Questi esercizi sono esercizi di percezione del nostro corpo. Le sedie ci servono come orientamento spaziale e soprattutto come sostegno nel momento in cui dovessimo perdere l'equilibrio, equilibrio che sarà abbastanza importante per questo genere di esercizi e quindi raccomandiamo a tutte quelle persone che non si sentono, si sentono poco stabili di prestare molta, molta attenzione. Inizieremo quindi sbilanciando il peso del corpo verso destra, mantenendo la gamba destra distesa, quindi non andremo a fare un affondo laterale piegando il ginocchio. Ginocchio che rimane completamente disteso, rachide che rimane in asse, torniamo lentamente al centro e quindi sbilanciamo il peso del corpo verso sinistra. Lentamente torneremo al centro. E andremo a sbilanciare il corpo sulla gamba destra. Manteniamo la gamba distesa, torniamo lentamente al centro e nuovamente andremo verso sinistra. E torneremo al centro. Alterneremo quindi destra e sinistra, ricordandovi che la gamba su cui caricherà il peso del corpo rimane completamente distesa, il ginocchio non si piega. Il nostro rachide rimane perfettamente in asse lungo tutto il movimento. Cerchiamo di non compensare con la schiena. La schiena è perfettamente dritta in asse con la nostra testa. Possiamo quindi iniziare tutti assieme. Inizieremo da destra. Quindi sbilanciamo il peso del corpo sulla gamba destra, gamba che rimane distesa, piedi saldamente ancorati al pavimento. Non distacchiamo nessun piede per ora. Torniamo lentamente al centro e andiamo verso sinistra. Ascoltiamo bene il nostro corpo, cerchiamo di percepire il peso che va a caricare la gamba sinistra. Torniamo lentamente al centro e sbilanciamo il peso verso destra. Torniamo al centro e andiamo a sinistra. Manteniamo la posizione qualche secondo, lentamente torniamo al centro e andiamo per un'ultima volta verso destra. Altrettante lentamente torniamo alla posizione iniziale e andiamo verso sinistra. Torniamo al centro e ci rilassiamo. Cristina ora vi mostrerà lo step successivo. Andremo sempre a sbilanciare il peso alternando destra e sinistra, questa volta associando anche il movimento delle braccia. Alzeremo quindi il braccio opposto alla gamba su cui viene caricato il peso del corpo e lo faremo in questo modo. Sbilanceremo il peso del corpo verso destra, sulla gamba destra che rimane distesa. E alzeremo verso l'alto il braccio sinistro distendendolo in avanti. Mi raccomando, non dobbiamo sentire alcun dolore. Quindi
Quindi, se arrivati a questa altezza dovessimo sentire un dolore alla spalla, ovviamente distendiamo qualche centimetro in meno il braccio, non dobbiamo sentire alcun dolore. Torneremo al centro abbassando il braccio sinistro, andremo quindi a caricare il peso sulla gamba sinistra distendendo verso l'alto il braccio destro, il più possibile, fin dove riuscite. E torneremo al centro. Possiamo quindi farlo tutti assieme. Ci mettiamo in posizione, piedi alla larghezza, grosso modo, delle spalle e saldamente ancorati al pavimento. Sbilanciamo il peso verso destra e alziamo il braccio sinistro. Manteniamo la posizione qualche secondo, lentamente torniamo al centro, sbilanciamo il peso verso sinistra e alziamo il braccio destro, fin dove riusciamo. Ascoltiamo il nostro corpo, non dobbiamo assolutamente sentire dolori. Torniamo lentamente al centro, sbilanciamo il peso verso destra, alziamo il braccio sinistro. Gamba destra completamente distesa, ginocchio non si piega. Torniamo lentamente al centro, andiamo nuovamente a sinistra alzando il braccio destro. Torniamo lentamente al centro e riposiamo qualche istante. Ripeteremo lo stesso identico esercizio, questa volta alzando il braccio sullo stesso lato in cui viene caricata la gamba. Quindi sbilanceremo il peso verso destra, distendendo verso l'alto il braccio destro. Manterremo la posizione qualche istante. Torneremo al centro, andremo a sbilanciare il peso verso sinistra, distendendo verso l'alto il braccio sinistro e torneremo alla posizione di partenza. Possiamo farlo quindi tutti assieme, partiamo dalla nostra posizione centrale allineando bene testa e schiena, piedi alla larghezza grosso modo delle spalle. Sbilanciamo il peso destra e alziamo il braccio destro, ricordo senza percepire alcun dolore. Torniamo lentamente al centro, andiamo a sinistra distendendo verso l'alto il braccio sinistro. Qualche secondo e torniamo al centro. Andiamo a destra e distendiamo verso l'alto il braccio destro. Torniamo al centro, andiamo a sinistra distendendo verso l'alto il braccio sinistro. Torniamo al centro lentamente, ascoltiamo bene il nostro corpo, andiamo a destra e distendiamo il braccio destro verso l'alto. Fin dove riusciamo, non bisogna sentire dolore. Torniamo al centro. Andiamo a sinistra distendendo verso l'alto il braccio sinistro. Torniamo lentamente al centro. Ne facciamo ancora uno per lato. Andiamo a destra e distendiamo il braccio destro verso l'alto. Lentamente torniamo al centro. Andiamo a sinistra e distendiamo il braccio sinistro. E torniamo al centro. Benissimo. Riposate qualche istante, intanto Cristina vi mostrerà il prossimo esercizio. Manterremo sempre lo stesso sbilanciamento del corpo alternando gamba destra e gamba sinistra, quindi vi ricordo che la gamba dovrà sempre rimanere distesa, il ginocchio non si piega mai. Non è un affondo, ma dobbiamo percepire il peso del corpo che grava prima sulla gamba destra e poi sulla gamba sinistra. Questa volta il braccio andremo a distenderlo orizzontalmente, quindi all'altezza della spalla, sempre che questo non vi porti a percepire qualche dolore. Andremo quindi a sbilanciare il peso del corpo verso destra, distendendo il braccio sinistro all'infuori. Manterremo la posizione qualche istante, torniamo al centro, andiamo a sbilanciare il peso del corpo verso sinistra, distendendo il braccio destro, quindi braccio opposto alla gamba. E torniamo lentamente al centro. Ci mettiamo in posizione e lo facciamo tutti assieme. Piedi
alla larghezza delle spalle. Braccia inizialmente distese lungo i fianchi, tutti assieme sbilanciamo il peso verso destra, distendendo esternamente il braccio sinistro. Cerchiamo di ascoltare il nostro corpo, di percepire il peso che grava sulla gamba destra che rimane completamente distesa. Torniamo al centro, sbilanceremo ora il peso del corpo a sinistra, distendendo esternamente il braccio destro. Lentamente torniamo al centro, sbilanciamo il peso ora verso destra, distendendo il braccio sinistro verso l'esterno. Torniamo al centro, ci sbilanciamo verso sinistra, distendendo il braccio destro. Torniamo lentamente al centro, ascoltiamo bene il nostro corpo, piedi saldamente al pavimento. Ci sbilanciamo a destra, distendendo il braccio sinistro. Torniamo lentamente al centro. Andiamo nuovamente verso sinistra, distendendo il braccio destro. E torniamo al centro. Riposiamo qualche istante e vediamo quello che è l'ultimo step. Sbilanceremo il peso verso destra o verso sinistra. Distenderemo esternamente il nostro braccio, questa volta però dalla stessa parte in cui viene sbilanciato il peso del corpo. Andremo quindi a sbilanciarci verso destra, distendendo verso l'esterno il braccio destro. Torneremo al centro. Andremo a sinistra, distendendo il braccio sinistro. E torniamo al centro. Lo facciamo tutti assieme. Posizione iniziale, piedi alla larghezza delle spalle. Andiamo a destra e distendiamo il braccio destro. Torniamo lentamente al centro. Andiamo a sinistra distendendo il braccio sinistro senza sentire dolore. Se riusciamo a arrivare all'altezza delle spalle, molto bene, altrimenti teniamo il braccio un po' più in basso. L'importante è la percezione del nostro corpo. Torniamo al centro. Andiamo verso destra distendendo il braccio destro all'esterno. Torniamo lentamente al centro, andiamo a sinistra distendendo il braccio sinistro. Torniamo lentamente al centro, ancora uno per lato, andiamo a destra e distendiamo il braccio destro. Torniamo al centro, andiamo a sinistra distendiamo il braccio sinistro. E torniamo al centro, alla posizione iniziale. Vediamo ora il tempo di bere un bicchiere d'acqua, di recuperare un po' di energie e al rientro dalla pubblicità andremo a terra con il nostro tappetino. Ora che abbiamo recuperato le energie, siamo pronti per iniziare con la seconda parte della lezione di oggi. Andremo a sdraiarci sul fianco sinistro, appoggiando la testa alla mano sinistra, mano destra invece appoggiata al tappetino in modo da ben stabilizzarci. La gamba che sta a contatto col pavimento, in questo caso la sinistra piegata, gamba destra completamente distesa col piede a martello. Inspirando, porteremo la gamba in avanti ed espirando, riporteremo la gamba alla posizione di partenza, appoggiandola al pavimento. Al ritorno la gamba deve venire a trovarsi perfettamente in asse con tutto il corpo, senza mai andare oltre. Questo potrebbe creare un'iperlordosi che potrebbe dar fastidio. Quindi, una volta che la gamba ha raggiunto l'allineamento col resto del nostro corpo, si ferma e viene appoggiata al pavimento. Possiamo svolgere l'esercizio sia staccando il piede da terra, quindi stacchiamo il piede, inspiriamo in avanti, espiriamo al ritorno e lo appoggiamo. Altrimenti, se troppo faticoso, possiamo svolgere tutto il movimento col piede appoggiato al pavimento. Inspiriamo, piede che rimane a contatto del pavimento. Espiriamo al ritorno, sempre piede a contatto col pavimento. E ci fermiamo quando la gamba è in asse col corpo. L'importante è che in entrambe le varianti il piede torni sempre ad essere appoggiato una volta che torniamo alla posizione di partenza.
Scegliete voi quindi se tenere il piede sollevato o appoggiato al pavimento e possiamo partire tutti assieme. Fianco sinistro, testa appoggiata alla mano sinistra, mano destra appoggiata al pavimento per stabilizzarci, gamba sinistra piegata, gamba destra distesa, piede a martello. Inspirando, portiamo la gamba avanti. Espirando, torniamo alla posizione iniziale e appoggiamo il piede. Stacchiamo il piede, inspirando andiamo in avanti ed espirando torniamo alla posizione di partenza e appoggiamo la gamba. Mostriamo adesso le due varianti con il piede a terra. Inspiriamo, andiamo avanti, piede sempre a contatto col pavimento, chi riesce continua a sollevarlo ed espirando torniamo alla posizione iniziale. Gamba che si ferma in asse col corpo. Ancora una volta, inspiriamo portando la gamba avanti ed espirando torniamo alla posizione di partenza. Benissimo, ora dobbiamo cambiare fianco, quindi chiediamo a chi vi sta aiutando nella lezione di oggi di assistervi. Ci posizioniamo sul fianco destro, andremo a appoggiare la testa alla mano destra, mano sinistra appoggiata al tappetino. Stabilizziamo bene il nostro corpo, pieghiamo questa volta la gamba destra, la gamba che è a contatto con il tappetino. Gamba sinistra distesa, piede a martello. Anche in questo caso avremo le due varianti. Chi riesce staccherà il piede, inspirando gambe in avanti, ritorno in espirazione e appoggiamo il piede a terra quando la gamba arriva in asse col resto del corpo. Una linea unica, non andiamo mai oltre. Altra variante, col piede completamente appoggiato a terra lungo tutto il movimento, quindi inspiriamo in avanzamento ed espiriamo a tornare nella posizione iniziale, sempre col piede appoggiato a terra. Siamo tutti pronti? Tutti sul fianco destro, testa appoggiata alla mano destra, mano sinistra appoggiata al tappetino per stabilizzarci. Ginocchio destro piegato, gamba sinistra distesa. Decidete voi se staccarla o invece mantenere il piede a terra. Inspiriamo in avanzamento. Espiriamo tornando alla posizione iniziale. Appoggiamo il piede. Stacchiamo il piede. Inspiriamo, andiamo avanti con la gamba. Gamba distesa, piede a martello. Espirando torniamo alla posizione di partenza. Appoggiamo il piede. Mostriamo ora l'esercizio col piede appoggiato. Chi vuole proseguire ad alzarlo da terra, benissimo. Inspiriamo in avanzamento, piede sempre a contatto col pavimento ed espirando torniamo alla posizione iniziale. Inspiro in avanzamento. Ed espiro tornando alla posizione iniziale. Benissimo. Rimaniamo sul fianco destro. Posizione iniziale la stessa, identica. Testa appoggiata alla mano destra, mano sinistra appoggiata al pavimento, ginocchio destro piegato. Gamba sinistra distesa, piede a martello. Questa volta, inspirando, andremo a portare la gamba verso l'alto. Ed espirando la riporteremo a terra. Mostriamo nuovamente. Inspiriamo facendo molta attenzione ad ascoltare bene l'anca. Se dovessero esserci dei fastidi, dei dolori, alziamo meno la gamba. Ed espirando l'appoggiamo. Appoggiamo sempre il piede a terra al ritorno. Se dovesse essere troppo difficile o troppo faticoso, dovesse dar dolore, andiamo a poggiare entrambe i piedi. Appoggiamo quindi il piede destro a contatto con il piede sinistro. Andremo a staccare inspirando il ginocchio destro dal ginocchio sinistro. Piedi sempre a contatto, i piedi non si staccano mai. Ed espirando riappoggiamo il piede. Inspiriamo sollevando le ginocchia. Ed espiriamo riappoggiandolo. Quindi scegliete voi la variante che vi dà
meno problemi, meno fastidio, meno dolore. Faremo vedere le prime due ripetizioni con la gamba distesa, piede a martello. Inspirando, portiamo la gamba verso l'alto. Lo facciamo tutti assieme ora. Quindi ci mettiamo in posizione sdraiata sul fianco destro, testa appoggiata alla mano destra, mano sinistra appoggiata al tappetino, gamba destra già piegata. Lavoriamo con la gamba sinistra, piede a martello, inspiriamo portando la gamba verso l'alto ed espirando l'abbassiamo lentamente fino ad appoggiare il piede a terra. Inspiriamo, portiamo la gamba verso l'alto. Espiriamo, portiamo la gamba verso il basso. Inspiriamo. Ed espiriamo. Facciamo vedere gli ultimi due con le gambe piegate. Piedi a contatto. Inspiriamo. Piedi sempre a contatto. Ed espiriamo, riavvicinando le ginocchia. Inspiriamo ed espiriamo. Cambiamo fianco, torniamo sul fianco sinistro, sempre con l'aiuto della persona che ci sta assistendo. Saremo quindi sul fianco sinistro con la testa appoggiata alla mano, mano destra appoggiata al tappetino, gamba sinistra piegata. Gamba destra distesa col piede a martello. L'esercizio è identico a quello di prima. Portiamo la gamba verso l'alto inspirando e l'abbasseremo espirando. Lentamente al ritorno fino ad appoggiare il piede a terra. Gamba in asse con il corpo. Inspiro e riabbassiamo la gamba. Chi dovesse dare fastidio o dolori, questo esercizio possiamo provare a farlo con tutte e due le ginocchia piegate. Piedi sempre a contatto. Alziamo le ginocchia inspirando. Stacchiamo il ginocchio destro dal sinistro. Ed espirando andiamo a riappoggiarlo. Lo facciamo vedere ancora una volta, poi lo facciamo tutti assieme. Inspiro alzando le ginocchia. Espiro riabbassandole. Scegliete voi quindi la modalità con cui svolgere questo esercizio. Per chi riesce, partiamo con la gamba distesa in asse col nostro corpo, piede a martello. E via tutti assieme. Inspiriamo, gamba verso l'alto. Espiriamo, la gamba torna a terra. Inspiro, solleviamo la gamba. Ed espiro. Inspiro sollevando la gamba ed espiro riabbassandola. Facciamo vedere gli ultimi due con le ginocchia piegate. Per tutti gli altri proseguiamo con la gamba distesa. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Benissimo. Ci mettiamo ora supini con la pancia verso l'alto. Avremo le ginocchia piegate, piedi a terra, grosso modo alla larghezza delle spalle. Braccia lungo i fianchi. Inspirando, porteremo i glutei verso l'alto. Ed espirando, lentamente li riporteremo verso terra. Controlliamo bene il movimento. Ripeto che è importante la qualità del gesto, quindi non occorre fare dei movimenti bruschi. Deve essere un movimento fluido, un movimento lento e controllato. Dobbiamo ascoltare bene il nostro corpo per percepire eventuali dolori o fastidi che necessiterebbero dell'interruzione dell'esercizio. Non svolgiamo l'esercizio se percepiamo dolore. Ci mettiamo quindi tutti in posizione, testa rilassata, braccia lungo i fianchi, piedi alla larghezza delle spalle, ginocchia piegate. Inspirando, portiamo i glutei verso l'alto. Ed espirando li riportiamo a terra. Inspiriamo, glutei verso l'alto. Lentamente espirando torniamo alla posizione di partenza.
Inspiro e nuovamente saliamo coi glutei. Lentamente, espirando, scendiamo a terra. Inspiro, glutei verso l'alto ed espiro. Cerchiamo di salire fin dove riusciamo. Ancora una volta, inspiro ed espirando, torniamo a terra. Abbiamo finito per la lezione di oggi. Vi diamo quindi appuntamento alla prossima lezione, ricordandovi che avremo bisogno di due sedie e nuovamente del nostro tappetino. Grazie per averci seguito.